La notte tra sabato e domenica ha segnato un peggioramento delle condizioni nei territori già colpiti dall'alluvione. In particolare a Montale, il torrente Ania è nuovamente tracimato all'altezza della frazione di stazione, interessando via Berlinguer, via Alfieri, via Guido Rossa, oltre alla via Tobagi e alle altre strade limitrofe, già duramente colpite dalla rottura dell'argine di venerdì mattina. Intorno alle 21 di sabato, la Protezione Civile Comunale ha fatto evacuare in via preventiva una ventina di persone dalle proprie abitazioni e di queste 17 sono state accolte presso la sede della Misericordia di Montale, dove era stato predisposto un ricovero di emergenza. Oggi 5 novembre siamo qui nella zona industriale, come potete vedere anche dai video fatti, la situazione purtroppo è uguale più o meno a quella dell'altro giorno, perché i lavori di ieri sono stati vanificati. Facciamo tutto il possibile per attivare tutti gli interventi da fare appunto anche per tutte le aziende e per quanto possibile ci stiamo attivando. Grazie della comprensione di tutti e un grande rammarico per questa grande tragedia che è successa in queste zone.